Le 100 radio Made in Italy, l'approfondimento. Bentrovati per l'approfondimento di oggi, Rainiero Schimbri, responsabile esteri REA. Sabato 25 febbraio 2023 si è votato in Nigeria per il nuovo Presidente della Repubblica. Ci vorranno diversi giorni per conoscere l'esito della votazione. In ogni caso, si tratta di una scelta che riguarderà la più grande democrazia dell'Africa, che entro la fine del secolo potrebbe diventare, con 560 milioni di abitanti, uno dei più popolosi stati del mondo, dopo India e Cina. Sono tre i principali candidati a sostituire l'attuale presidente Muhammadu Buhari. Parliamo dell'ex governatore di Lagos, Bola Tinubu, dell'ex vicepresidente Atiku Abubakar e dell'outsider Peter Obi. Non ci sono, per la verità, grandi differenze tra i vari programmi elettorali e questo spiegherebbe in parte un certo disinteresse generale per le votazioni. Ma attenzione, la Nigeria non è un paese qualsiasi. Per l'Italia è il principale partner commerciale nell'Africa subsahariana, dopo il Sudafrica. È dal 1960 che l'Italia mantiene significativi rapporti economici e commerciali con questo gigante africano, dove operano oltre un centinaio di aziende italiane che, tra l'altro, hanno costruito molti dei più noti edifici pubblici e privati. Nel 2022 abbiamo poi esportato ingenti prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio, nonché macchinari, apparecchiature e prodotti chimici. La Nigeria sarà nei prossimi anni una delle nostre principali fonti alternative di approvvigionamento. Ecco perché occorre seguire con grande attenzione l'evolversi della politica nigeriana. Non farlo potrebbe rivelarsi un errore imperdonabile.